Veramente, ragazzi, oggi non ci sono parole. Sono appena arrivato dallo stadio. Mi sono un attimo calmato perché allo stadio veramente stavo buttando giù ogni cosa. Veramente oggi sono schifato da quello che ho visto. Oggi veramente, ragazzi, ho visto qualcosa di antisportivo, di avverso. Oggi è impazzito. Cioè, ragazzi, io non ho mai visto un allenatore del Lecce andare fuori di testa quanto da Versa oggi. Oggi veramente da Versa per quello che ha fatto, per quello che ha fatto. Se si chiama Roberto da Versa, se è un signore, deve prendere queste, deve prendere le scarpe e deve andare via. Deve andare via, deve dimettersi. Deve dimettersi, deve. E invece no, butta acqua sul fuoco e nelle interviste post partita dice no, il mio gesto, il mio intento non era quello di andare da Rie e tirargli la testata. Ma con quale coraggio? Con quale coraggio fai? Veramente, ragazzi, oggi sono senza parole. Sono senza parole. Ho visto lo schifo di quello che è il gioco del calcio. Perché Roberto D'Aversa, che è il rappresentante della squadra di calcio che negli scorsi anni ha ricevuto il collare d'oro al merito, alla lealtà, alla sportività, non si può permettere a gara finita, anziché fare gli applausi agli avversari per la partita che hanno fatto, per la partita sporca che hanno giocato, non ti puoi permettere davanti a 30.000 persone, a uno stadio sold out e soprattutto a 10.000 bambini di andare a tu per tu con un giocatore e tirargli una testata. Ragazzi, le immagini sono chiare. Roberto D'Aversa prenderà almeno 3 giornate per quel gesto, per quella cazzata, possiamo dire la cazzata che ha fatto. Possiamo dirlo. Veramente, ragazzi, oggi io non ho parole. Non ho parole. Sulla partita c'è poco da dire. C'è poco da dire, c'è Gallo che esce in lacrime a fine partita. È la cosa, veramente, una cosa che non mi spiego. Cioè, io sono vicinissimo a Antonino Gallo, io sono vicinissimo. Cioè, questo è lo spirito di attaccamento alla maglia. Poi c'è qualcuno che invece, cosa fa dall'altra parte? Va tutto di testa e va e tira una testata. E tira una testata al giocatore. Cioè, ma io veramente, ragazzi, sono senza parole. Cioè, questo è lo schifo del gioco del calcio, un gioco antisportivo. Antisportivo. Cioè, nel basket, nella pallavolo, queste cose non accadono. Ma perché? Perché non accadono? Perché forse c'è più lealtà, c'è più sportività, è un gioco diverso, ok, è un gioco diverso. Ma il rispetto è la cosa principale, è la cosa sacrosanta che ci deve essere in ogni cosa. In ogni cosa. In un gioco come quello del calcio, in cui stai giocando, stai competendo per una cosa, non ti puoi permettere in nessun modo, non ti puoi permettere, non ti devi permettere. Veramente, ragazzi, io non, veramente oggi non ho parole. Se oggi potessi dire 2 parole, direi D'Aversa, vattene, punto, basta, non direi nient'altro. I giocatori sono scesi in campo, hanno buttato il sangue per 95 minuti, non sono riusciti a portare il risultato a casa, ma ci hanno provato. Poi viene in ballo tanto nervosismo di una partita che ha sé la sua storia, però ad Aversa certe scelte non me le può fare. Come fai a cacciare Antonino Gallo, che gli sta facendo un super partitone, per mettere Dorgu? Io Dorgu ce lo metterei, ok, ma non al posto di Gallo. Ti metti 3-5-2, lasci Gallo e metti Dorgu. Ma sì, no, invece lui, appunto, toglie Gallo e mette Dorgu. Ah, sì, dai, finiamo così, ormai è andata, dai. Poi mi prendi per il culo D'Aversa, perché se tu mi dici Berisha è un giocatore che merita, in questa partita io ce lo metterò e tu non mi metti Berisha, tu sei che. Come fai a dire certe cose? Veramente, ragazzi, io non ho parole oggi, veramente. Ragazzi, veramente, io non ho voglia di. Veramente. Su quella che è la partita, poi possiamo discutere. Possiamo discutere sul gol preso da Lecce, un gol veramente da polli, perché noi subiamo sempre su palla inattiva poi. Subiamo sempre su palla inattiva. Oggi Voloruscio fa così il segno del gallo perché ha giocato nel Bari l'anno scorso. Bravo, 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 bravo. Va bene. Veramente, ragazzi, io sono senza parole. Veramente, stiamo sprofondando nel baratro dopo. Veramente, ragazzi, io ricordo, cioè, quando io lo dicevo già, io lo dicevo, quando eravamo quarti in classifica, dicevano: no, non cullatevi perché ora sprofonderemo. E infatti così è stato, perché le prime giornate ci possono stare, sai, no?
Ma ragazzi, cioè dai 10 punti di vantaggio che avevamo sulla zona retrocessione, siamo arrivati a meno 1, a meno 1, ma ci rendiamo conto? O meglio, a più 1. Meno 1 e più 1. Possiamo interpretare come lo vogliamo. In attesa dell'Empoli, che è svantaggio, ha segnato Pulisic. Ragazzi, cioè, ci manca solo perdere contro la Salernitana. Poi se perdiamo contro la Salernitana, ragazzi, veramente c'è da mettersi, veramente da sbarrarsi in casa e non uscire. Io veramente mi vergognerei al posto. Non critico società, non critico nessuno, però D'Aversa oggi deve andare via e se non viene esonerato si deve dimettere, perché quello che ha fatto è veramente qualcosa di inaccettabile a Lecce, che ripeto, negli anni scorsi ha ricevuto il collare d'oro sulla maglia per la sportività, il calcio, la lealtà, qua, là. Ma cosa fai? Cosa fai D'Aversa? Cosa fai? Tu vai così, così. Stai passeggiando in campo, decidi di dare una testata così al giocatore. Eh sì, è così, è. Oggi è così. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Oggi sono arrabbiato, però non possiamo. Ora mi devo calmare e poi magari domani farò un altro video in cui vi dirò, diciamo, a mente lucida quelle che sono le mie sensazioni. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.